La struttura di questo ventaglio è legno di bambù e raso di seta. Ho voluto dare un prestigio al materiale. Rappresenta il portale monumentale del Palazzo dei Normanni, ovvero questo portale che è stato aperto non so dopo quanto, 100 anni credo, per il restauro fatto quest'anno. E poi una veduta di Piazza del Parlamento e un particolare della Cappella Palatina. Il Cristo Pantocratore nel particolare. Cosa rappresenta? Intanto, io sono felice di partecipare a questa cerimonia, non ero al corrente, conoscevo la cerimonia del ventaglio della Repubblica, ma non sapevo. Quindi, intanto, essere intercettata per farlo qui è per me, benché magari possa essere una cerimonia di routine, per me è una cosa molto eccezionale e emozionante. Emozionante anche il momento in cui l'ho dipinto, questo ci tengo a dirlo, perché è stato realizzato in un periodo molto buio della mia vita in cui ho perso papà in questo luglio. Quindi in questo ventaglio, oltre ad esserci i particolari che mi sono stati anche un po' richiesti, c'è anche molta mia emozione dentro. Il rapporto con il governo è molto buono. Il governo ha fatto quello che poteva fare, cioè le leggi finanziarie, perché all'inizio di legislatura se non si fanno quelle non si può andare avanti su niente, ma vedo che anche l'attività di tutti i parlamentari è molto importante. Sono stati presentati oltre 50 disegni di legge che in questo momento sono nelle commissioni di iniziativa parlamentare e già qualcuno l'abbiamo portato in aula, quelli più importanti li porteremo in aula tra poco, per cui io devo dire sono soddisfatto. Ricordo a tutti che abbiamo avuto un lungo periodo, non breve, e peraltro molto faticoso, che è stato quello del riordino dei conti nell'Assemblea. È stato il periodo in cui abbiamo diminuito di nuovo gli stipendi ai dirigenti, in cui abbiamo razionalizzato i portaborse con un risparmio di 1.700.000 euro l'anno. Abbiamo fatto tutta una serie di cose che ci hanno tenuto impegnati quasi per 2 mesi all'inizio di questa attività, per cui io credo che c'è da essere soddisfatti. I vitalizi sono stati eliminati, quindi non c'è più che cosa tagliare, sono stati eliminati nel 2011, diciamo nel 2012. E oggi quello che si sta cercando, quello che si propone è quello di togliere soldi a persone che oggi hanno 80-90 anni e che avevano i vitalizi di 20-30 anni fa. Non lo so, ecco, come dire, personalmente ovviamente non sono d'accordo. Se l'ufficio di presidenza voterà di farlo, lo faremo. Dovrò andare a chiedere scusa personalmente a tutta una serie di deputati che oggi hanno 80 anni e con cui ho già parlato, che si vedrebbero costretti, gente che è stata presidente della regione, che è stata anche ministro e quant'altro, che sarebbe costretta a vivere con 1.300 euro al mese. Beh, non so se questa è una cattiveria che funziona, se cos'è, una sorta di vendetta nei confronti di chi ha fatto politica. Non so bene che significhi. Spero sinceramente che non passi, ma se passa la applicheremo, cioè, su questo non c'è dubbio.